Imbattiamo, buonasera. Certo che può venire a mangiare, certo. Se prende però un attimo carta e penna, le dico un po' di cose che, a cui dovrebbe attenersi. Sì, certo, certo. Allora, innanzitutto all'ingresso mi deve rilasciare un'autocertificazione, chi è lei, suo marito, eccetera, eccetera. Poi passiamo praticamente alla sanificazione di tutta la famiglia, vi sanifichiamo tutti quanti. No, no, il forno crematorio per suo marito no, non ho letto le normative e mi pare che come soluzione sia non sia stata neanche presa in considerazione. Sì, poi siete in 5? No, no, massimo 4. E il quinto l'ho lasciato a casa o ho mangiato da solo, potrebbe essere una soluzione. Poi quando vi sedete noi vi portiamo una clessidra. Quando il tempo della clessidra praticamente scade, ve ne dovete andare a fare. Vi dovreste alzare e andarvene. Ove mai vi dovesse scappare una pipì, vi facciamo entrare in bagno, però con una signora, perché vi deve sanificare in diretta. Mentre fate la pipì, vi sanifica. E poi l'ultima cosa, però, giustamente all'ingresso. Vi devo misurare la febbre quando arrivate. Non vuole venire. Vabbè, mi dispiace. Arrivederci.